Telenova Giornale. Giù le mani dal welfare, sit-in all'INPS di Ragusa, lavoratori contestano i tagli previsti dalla legge di stabilità 2013. Ci andranno di mezzo i più deboli. Minori non accompagnati, il dramma nel dramma immigrazione, ieri in prefettura monitoraggio del piano sbarchi e piano soccorsi. La giornata della pace, centinaia di studenti al Teatro Tenda di Ragusa per la ricorrenza che oggi coincide anche con il lutto nazionale dopo la tragedia di Lampedusa. No al taglio delle risorse rivolte ad incentivare la produttività destinata ai lavoratori, così come è previsto dalla legge di stabilità 2013. Questo è il contenuto della protesta che ha dato il via al sit-in di oggi davanti alla sede della direzione provinciale INPS di Ragusa. Allora, i tagli sicuramente per noi rappresenteranno un danno soprattutto economico, ma anche in termini di servizi all'utenza, che sappiamo benissimo che l'INPS è formata da gente pensionata e soprattutto gente che già con questa crisi economica si ritrova ogni giorno a combattere per poter ottenere la cassa integrazione, la mobilitazione, la disoccupazione. E purtroppo ci risiamo a distanza di un anno, pensavamo di essere riusciti a convincere i nostri vertici che l'economia di bilancio deve essere fatta sui veri e propri sprechi, quindi le esternalizzazioni, il parco auto blu, i mega stipendi dirigenziali, e invece vogliono colpire di nuovo per una spending review sbagliata i nostri salari, e andremo a perdere quasi più di 300 euro mensili se non riusciamo a far capire che non è così che si risparmia, ma soltanto andare a togliere i privilegi e veramente gli sprechi che ci sono in ogni pubblica amministrazione, che non sono assolutamente rappresentati invece dalla forza lavoro, perché nei momenti in cui noi verremo colpiti, e sicuramente da pensionamenti, ci saranno più di 30 persone che andranno via qui dall'INPS e dall'INPDAP, ci saranno poi persone che sono in comando presso il nostro ente che purtroppo dovranno rientrare nelle proprie amministrazioni, e le pratiche, il numero delle pratiche certamente non diminuirà, ci ritroveremo costretti a rallentare il servizio nei confronti dell'utenza con dei danni irreparabili proprio per tutta la provincia di Ragusa, ma è un problema italiano, non è solo ragusano. Mi dispiace che la manifestazione coincide oggi con il lutto nazionale per quello che è avvenuto a Lampedusa. Infatti a mezzogiorno osserveremo anche un minuto di silenzio per rispetto di queste vittime che purtroppo vivono condizioni ben peggiori, lo sappiamo, delle nostre. Ma noi lavoriamo anche per loro, anche per coloro che vengono da fuori e hanno bisogno dei vari permessi e della disoccupazione. Un impegno vero, concreto e immediato per non lasciare sola la nostra isola di fronte a un'emergenza umana che richiede ad ognuno la massima responsabilità, al di là della spontanea solidarietà mostrata in molte occasioni dai nostri concittadini. Così la senatrice del PD Venera Padua ha presentato un'interrogazione urgente sottoscritta da numerosi senatori del Partito Democratico, rivolta ai ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e dell'integrazione. Scrive appunto in questa interpellanza per richiamare l'attenzione soprattutto sulla situazione dolorosa dei minori non accompagnati, un fenomeno strettamente legato a quei genti a cui spesso si deroga in nome dell'emergenza. È evidente che non può più essere questo il modo ordinario per affrontare un problema che riguarda la vita, la dignità e i diritti di tante persone, tra cui tanto i minori, dice la Padua. Si è svolta ieri in prefettura una riunione con tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del piano provinciale di controllo coordinato per il contrasto del fenomeno dell'immigrazione clandestina e del piano coordinato di soccorso e assistenza in evento di sbarco di cittadini extracomunitari. Una riunione che aveva l'obiettivo di verificare l'efficacia nell'attuazione di questi piani e magari di aggiornarne l'operatività in relazione a questi nuovi scenari che si sono prefigurati in questi ultimi giorni. Infatti l'iniziativa è stata programmata a seguito del drammatico sbarco che è avvenuto sulla spiaggia di San Pieri lunedì mattina e che ha presentato profili di diversa complessità. Alla riunione hanno partecipato i vertici delle forze dell'ordine, capitanerie di porto, sindaci dei comuni costieri interessati e poi il commissario straordinario della provincia, il commissario straordinario dell'azienda sanitaria provinciale, il dirigente del Dipartimento regionale di protezione civile, il dirigente della sanità marittima e i rappresentanti della Croce Rossa italiana, che sono tutte le parti, enti, istituzioni coinvolte in occasione dell'attuazione di questi piani appunto di controllo e coordinati di soccorso. Sit-in
giorni di protesta, mantenuta la promessa degli infermieri dopo l'assemblea della scorsa settimana, il commissario straordinario dell'azienda sanitaria provinciale non ha accolto questa richiesta di confronto e quindi stamane qui davanti a Piazza Egea, sede degli uffici amministrativi, si sta svolgendo questa forma di protesta. Intanto qual è stata la risposta da parte dei vertici dell'ASP? Allora, fino alla c'era fatto... Ci hanno fatto pervenire la notizia ieri che molto probabilmente avremmo avuto l'incontro col commissario. Siamo arrivati qua, dovevamo averlo per le 10:15, di fatto il commissario si è dovuto allontanare per problemi familiari, lasciandoci qua senza la possibilità di avere un'interlocuzione che poteva essere benissimo delegata una trattativa del genere quantomeno al direttore sanitario aziendale responsabile dell'organizzazione degli assetti della sanità ragusana. Siamo anche in assenza di questo, adesso decideremo fra poco con i lavoratori, tutte le organizzazioni sindacali presenti qua insieme ai lavoratori, decideremo fra poco quali saranno le decisioni da intraprendere per portare a termine diciamo le nostre richieste e soddisfare anche e garantire soprattutto oltre che il lavoratore l'utenza che sia messa nella condizione di sapere che lì si entra e si è assistiti con personale adeguato. Segretario della Funzione Pubblica CISL, ma qual è la situazione in questo momento all'interno del presidio ospedaliero civile dato che 24 infermieri sono stati messi in mobilità? Certo, contestiamo noi questa disposizione perché non ci sembra motivata in maniera adeguata, la motivazione è generica e peraltro offensiva perché si parla della dignità e della professionalità dei lavoratori che sono stati trasferiti, perché si parla genericamente di maggiore funzionalità, efficienza ed efficacia al servizio, come a dire che il personale trasferito non garantiva questo, quando noi tutti sappiamo che questo personale ha avuto il massimo come incentivazione, quindi ha reso benissimo, quindi non ci sono motivi oggettivi per poter affermare queste cose. Quindi un'offesa ai lavoratori, una mancata trasparenza, perché quando si decide non di fare un singolo trasferimento, ma di trasferire il personale sanitario di un intero reparto, io penso che bisognerebbe avere l'accortezza di sentire le organizzazioni sindacali, di sentire anche il direttore sanitario che ci risulta non essere stato coinvolto nella cosa e quindi riteniamo che una decisione del genere che sicuramente comporta delle conseguenze, aumenta il rischio clinico ed espone a responsabilità chi ha adottato l'atto, avrebbe dovuto essere presa con maggiore cautela e comunque con una certa gradualità e rispettando bene o male dei criteri che abbiamo in un regolamento adottato dall'azienda a suo tempo. Quindi contestiamo diciamo, questo aspetto, soprattutto perché ci preoccupa sia la dignità dei lavoratori ma anche le conseguenze si potevano determinare all'esterno sull'utenza, perché parliamo di servizi, di un servizio sanitario, quindi con dirette refluenze, va bene, quindi il personale chiaramente ha avanzato delle forti rimostranze da questo punto di vista, perché c'è proprio una lesione della professionalità e della dignità dei lavoratori, quindi su questo noi stiamo protestando, intervenendo e cercando un'interlocuzione che ieri c'era stata promessa e che oggi non è stata mantenuta. È stato arrestato un altro dei componenti del sodalizio criminale somalo operante tra l'Africa e il Nord Europa via Italia che era sfuggito al blitz del 15 gennaio scorso. Ieri sera il personale della squadra mobile di Ragusa in collaborazione con il personale del commissariato Ariano Arpino ha tratto in arresto Abdi Ali Ahmed, somalo di 35 anni, che è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Catania Sebastiano Di Giacomo. Ordinanze a carico di 48 soggetti facenti parte di questa organizzazione criminale transnazionale specializzata nell'immigrazione clandestina. In particolare, Ahmed si occupava della falsificazione di documenti e del prelevamento degli stranieri che arrivavano clandestinamente in treno a Napoli, che è appunto la sua zona d'azione.
Il Comune di Ragusa, aderendo all'invito del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e per i Diritti Umani di promuovere in ogni città una giornata nazionale della pace, della fraternità e del dialogo, ha organizzato per venerdì 4 ottobre al Teatro Tenda di Via Spadola un incontro al quale sono intervenuti gli studenti delle scuole medie inferiori della città. All'iniziativa sono intervenuti padre Biagio Aprile, responsabile della cattedra di dialogo tra culture, direttore dell'ufficio diocesano per la cultura, il sindaco Federico Piccitto, l'assessore ai servizi sociali e integrazione dei diritti civili degli stranieri Flavio Brafa e i ragazzi dell'azione cattolica della cattedrale San Giovanni Battista. Con questa iniziativa l'amministrazione comunale intende coinvolgere i giovani studenti per un momento di confronto sulla tematica della pace e della fraternità tra i cittadini del mondo, dando loro possibilità di mettere in evidenza le capacità creative attraverso il canto, la musica, i disegni e la rappresentazione teatrale. Il Parlamento italiano, con la legge del 10 febbraio 2005, ha riconosciuto la data del 4 ottobre quale solennità civile, giornata della pace, della fratellanza e del dialogo tra gli appartenenti a culture e religioni diverse in onore dei santi patroni speciali d'Italia, San Francesco d'Assisi e Santa Chiara da Siena. Telenova Giornale.